Allora, resti un fanale bello lucido, non guardate qui se sono dei graffi molto profondi, non si possono togliere. Allora, Mr. Camaro mi fa vedere come si fa, vedete? Questo è un fanale molto opaco, è una zuzzimma. Allora, dobbiamo prendere della pasta abrasiva, che in questo caso sto utilizzando questa marca qui, che serve a eliminare righe e superfici. Quindi lo mettiamo su uno straccio come questo qua di cotone che ho recuperato da una vecchia camicia che non uso più. Poi mettiamo la cera in modo di inquacciare tutta la superficie così. Inquacciamo tutto. Sto usando una sola mano, quindi è un po' difficile. Poi con movimenti circolari spammiamo tutta sta roba sopra il fanale. Ecco, come potete vedere è tutto ancora opaco e sporco, quindi gli ho passato lo straccio in modo circolare. Adesso vi faccio vedere se riesco a sembrare la mano in questo modo. Ok, adesso non dobbiamo fare altro che bagnare sto straccetto e passare, vedete, già sta cominciando a uscire più lucido. Ok, ma adesso lo bagno così eliminiamo l'eccesso. Ecco qua, vedete com'è bello adesso, bello chiaro chiaro, e non l'ho fatto con la cretinata che si vede su internet con la carta vetrata, basta usare della pasta